Ciao a tutti amanti degli animali, oggi siamo qui grazie alla collaborazione di Luca per questa nuova trasmissione che si chiama Mondo Animali. Qui spiegheremo come funziona il mondo degli animali, risponderemo alle vostre domande grazie anche all'aiuto di un veterinario e un avvocato, quindi su questioni specifiche del mondo animale. Io mi chiamo Liseia, sono una socia dell'OIPA, l'Organizzazione Internazionale di Protezione Animali, e oggi parleremo con il nostro coordinatore regionale che si chiama Luca dell'Innocenti. Ben ritrovati, ci ritroviamo qua sulle mura di Lucca, tipico luogo dove le persone portano il loro cane a passeggio. E sono qui per dirvi che cos'è l'OIPA. In due parole, l'OIPA è l'Organizzazione Internazionale di Protezione Animali ed è una ONLUS, cioè un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Questa associazione nasce circa 30 anni fa con lo scopo di riunire tutte le forze ambientaliste e protezioniste del mondo. E gli scopi principali sono quattro. L'OIPA vuole valorizzare la natura e l'ambiente, vorrebbe abolire la vivisezione, inoltre diciamo si batte per la difesa contro i maltrattamenti degli animali, maltrattamenti come ad esempio gli zoo, i circhi, le feste popolari con gli animali, le pellicce. E inoltre promuove e sensibilizza le persone sull'alimentazione vegetariana. Che cosa fanno però? Cosa fa l'OIPA in concreto? Una delle cose più importanti che fa, lo fa grazie alle guardie ecozoofile. Adesso vi presento Luca, che è il coordinatore regionale dell'OIPA e vi spiega che cosa sono e cosa fanno le guardie ecozoofile. Ciao Luca! Ciao, buonasera a tutti! Le guardie ecozoofile sono guardie particolari giurate che hanno la mansione di pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ovviamente per quanto riguarda le proprie mansioni. Le guardie vengono prima selezionate attraverso moduli informativi, ovviamente ricerchiamo anche la personalità adatta, inquadriamo un attimino anche quali possono essere le persone giuste per fare la guardia, dopodiché vengono formate tramite un corso che prevede circa una decina di lezioni con tre test intermedi proprio per valutare l'attitudine, se è il caso di proseguire e andare avanti eccetera, dopodiché previo superamento di un corso finale viene data questa qualifica, che ripeto è una qualifica importante perché si parla di pubblico ufficiale, agente di polizia giudiziaria. Noi agiamo in genere per conto della legge 189, praticamente per tutti gli animali d'affezione, infatti per quanto riguarda gli animali d'affezione siamo polizia giudiziaria, per quanto riguarda gli animali non di affezione polizia amministrativa. Agiamo su segnalazione ma anche su iniziative private, per esempio se la gente vuol fare una segnalazione per un presunto maltrattamento ci chiama, noi andiamo, facciamo un sopralluogo e verifichiamo la situazione, oppure facciamo anche dei pattugliamenti, magari possono essere sulle mura come nel centro della città, dove valutiamo anche personalmente se ci possono essere casi di illeciti amministrativi. L'idea di questa trasmissione e quali sono gli obiettivi? Allora, questa trasmissione è nata perché tra le segnalazioni che riceviamo, che devo dire sono molte, infatti l'anno scorso siamo riusciti a fare circa un centinaio di verbali, quindi è molto sentita la problematica della tutela e la salvaguardia degli animali. E quindi dicevo, grazie a tutte queste segnalazioni e domande frequenti che ci vengono fatte dai numerosi cittadini, abbiamo pensato, per tutelare non solo gli animali ma anche i loro detentori,
di cercare di dare la giusta informazione e il giusto indirizzo a come si curano e accudiscono i nostri amici a quattro zampe. Infatti nel nostro programma avremo a disposizione per tutte le domande e problematiche che magari si può porre il proprietario di un animale, quali possono essere le giuste alimentazioni oppure come vaccinarli. Infatti avremo con noi a girare ovviamente i nostri esperti che sono fra veterinari, sono comportamentalisti, sono addirittura i nostri legali, per consigli anche legali, educatori e tutti quelli che magari hanno attinenza per dare i giusti consigli alle domande che ci verranno fatte. Allora, ringraziamo Luca per essere stato qui con noi. Ciao, grazie a tutti. E rinnovo l'invito a scrivere per chiunque volesse qualche informazione, perché anche grazie alle vostre email le puntate proseguiranno e chiacchiereremo insieme su quello che volete voi. Per l'angolo dedicato al veterinario siamo nell'ambulatorio veterinario di Maglia e oggi parleremo di vaccinazioni del cane, filaria e cosa fare nel caso in cui si trova un cane ferito in strada. Salve dottoressa. Salve a tutti. Oggi parliamo di vaccinazione del cane. Allora, quali sono le vaccinazioni obbligatorie? A che età vanno fatte e quando fare richiami? Allora, le vaccinazioni obbligatorie del cane in realtà è solamente una, quella della rabbia, che è obbligatoria per gli animali che espatriano, quindi escono dai confini dello Stato. Oppure, in un'ordinanza ministeriale recente, solamente gli animali che vivono in determinate regioni italiane, nel nord-est, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli, e gli animali che, oltre che risiedere in queste regioni, transitano. Quindi anche il passaggio con il proprietario da questa regione obbliga il proprietario a vaccinare l'animale. La vaccinazione della rabbia deve essere fatta 21 giorni prima della partenza verso o fuori dall'Italia o verso queste regioni e poi con richiami annuali. Questa vaccinazione viene effettuata chiaramente da un medico veterinario e nel caso che serva appunto per espatriare è necessario anche poi successivamente l'apporto di un passaporto per l'espatrio che viene poi rilasciato dalla ASL. Le vaccinazioni diciamo obbligatorie in realtà è solamente questa. Ci sono però delle vaccinazioni facoltative altrettanto importanti per la salute dei nostri animali, vaccinazioni contro le forme respiratorie e gastroenteriche virali del cane, forme batteriche tipo leptospirosi. Quindi queste vaccinazioni sono fondamentali perché vogliamo bene ai nostri animali, quindi è importante vaccinarli. Vaccinare da piccoli, subito dopo che sono stati appunto adottati, generalmente intorno ai 2 mesi di età, vengono vaccinati, previo controllo, visita veterinaria, esami di verminazione, eccetera, e vengono fatti poi dei richiami successivi a distanza di periodi di tempo, che sono decisi poi dal medico veterinario in base chiaramente all'epidemiologia della zona in cui vive l'animale, quindi sapendo che vita condurrà l'animale e problemi che ci sono di contrarre queste determinate malattie. Un'altra malattia frequente è la filaria, specialmente nel periodo estivo perché viene trasmessa proprio dalle zanzare. Mi chiedevo, è curabile la filaria e può essere trasmessa agli uomini? Beh, è un discorso un po' particolare da fare in questo caso. Diciamo che in linea generale è curabile. È chiaro che dobbiamo intervenire presto sull'animale che ha preso la filariosi. Dobbiamo anche dire 2 cose sulla filaria. Che cos'è la filaria? In quanto è un parassita, un nematode, un verme che sta nel cuore del cane. La forma cardiocircolatoria del cane, del gatto e anche nel furetto la ritroviamo. Quindi questa forma è molto pericolosa nell'animale, con danni, sintomi e danni inizialmente leggeri, poi sempre più gravi, fino a portare anche a morte improvvisa nell'animale. Quindi se noi interveniamo prima possibile, possiamo anche salvare la vita del nostro amico animale.
Per quanto riguarda il discorso della trasmissione all'uomo, effettivamente è una zoonosi, si dice, quindi la possibilità del contagio esiste. La malattia si trasmette, come succede tra i cani, attraverso un vettore, cioè la zanzara comune punge l'animale malato, poi l'animale sano gli trasmette la malattia. Così accade anche per l'uomo, quindi è necessario il vettore. Nell'uomo è segnalata la possibilità di lesioni a livello del sottocutaneo, delle forme nodulari sottocutanee e anche a livello polmonare. È chiaro che sono evenienze più rare, difficili, ma è possibile. Quindi alla ragione di questo discorso è chiaro che è importante prevenire questa malattia negli animali per il benessere degli animali e per il benessere delle persone. E se per caso in strada incontriamo un cane che sia ferito o meno, che cosa dobbiamo fare? Chi dobbiamo chiamare? Allora, chiaramente dobbiamo soccorrere gli animali che hanno bisogno di aiuto. Se possiamo, sono degli orari, diciamo, che è possibile rintracciare il canile, la clappia cani, dobbiamo chiamare loro, che provvedono quindi a recuperare l'animale, a portarlo al canile sanitario, dove era prestato le cure del caso. È chiaro che nel momento di necessità, nel momento del bisogno, siamo tutti, dobbiamo intervenire per portarlo prima possibile da un medico. E quindi anche un libero professionista provvederà a dare delle cure immediate ed eventualmente a leggere il microchip, che sappiamo necessario e obbligatorio in tutti gli animali, per poter risalire al padrone. Quindi una volta riconosciuto la proprietà, viene avvisato il proprietario di ciò che è accaduto all'animale. Grazie dottoressa delle sue risposte, a presto. Dopo questa prima puntata introduttiva, dove abbiamo spiegato che cos'è l'OIPA e un po' i temi che tratteremo la prossima volta, vi saluto, ma prima di farlo vi ricordo l'email, che è mondoanimali@diluca.it. Mi raccomando, scriveteci, perché anche grazie al vostro contributo decideremo che cosa fare e di cosa parlare le prossime volte. Vi saluto allora da qui, da Lucca, dal baluardo di San Frediano, con una frase di Gandhi: la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui si tratta gli animali. Ciao a tutti, alla prossima! Oh!